Ho cercato di stare loro, infatti ero molto emozionata di essere qua. Sto cercando di capire perché. Ho visto tanto affetto da parte di tante ragazze, tanta gente, quindi ringrazio tutti. Poi nel backstage ti hanno fermato tante ragazze, tante magari piccoli prodigi pronti a seguire il vostro esempio. Sì, ci hanno fermato in tantissimi e in tantissime, e è stato bellissimo perché la nostra storia e il nostro risultato magari sta facendo avvicinare alla ginnastica molte ragazzine. Questo si è già fatto lo spoiler che ti stai preparando per qualche gara già imminente, ma saranno 4 anni impegnativi, tu credi, rispetto anche alle Olimpiadi di Los Angeles? Allora, certo, l'obiettivo è le Olimpiadi di Los Angeles, però adesso rimane l'obiettivo. Ora ci sono tante altre gare vicine e poi soprattutto l'anno prossimo e nei prossimi 4 anni. Quindi passo per passo, gara per gara, io mi concentro magari a riuscire anche a ottenere i risultati in quelle gare. E oggi che fate? Vi fermate un po' qui? Vi godete un po' a Trento? È la prima volta che venite? Allora, io sì, era la prima volta che venivo qua a Trento. Già ieri sera, un po' stamattina, siamo riuscite a girare un pochetto. Adesso vediamo, magari stiamo qua in giro, poi mangiamo e purtroppo ripartiamo. Però è stato bellissimo. Grazie, buon divertimento. Grazie. Cosa significa per te essere bresciana, lavorare a Brescia, se giochi in casa praticamente? Essere bresciana e giocare praticamente in casa è bellissimo, perché l'affetto di Brescia mi piace moltissimo. Io ringrazio veramente tanto la città, il comune, perché mi hanno organizzato tantissime feste, tantissimi ricevimenti, quindi è solo un grazie. Faccio 2 nomi, Folco Donati ed Enrico Casella, cosa significano per te? Significano praticamente tutto. Folco Donati è il presidente della società, Enrico Casella è il nostro allenatore, nonché direttore tecnico della nazionale, quindi praticamente insieme anche a Marco Campodonico e Monica Bergamelli ci hanno cresciuto e li devo ringraziare tantissimo. Ecco, che cos'è per te Vanessa Ferrari, visto che oggi è il giorno del suo addio, tra l'altro annunciato 3 giorni fa? Vanessa è sempre stata il mio punto di riferimento, il mio idolo nella ginnastica, ma ho avuto l'onore di allenarmi, di diciamo crescere insieme a lei, e veramente anche come persona è magnifica. Ho imparato tantissimo da lei, sia come atleta sia come persona al di fuori della palestra, e ringrazio tantissimo lei perché mi ha aiutato e mi sostiene tuttora, quindi grazie. Il prossimo obiettivo è migliorare il metallo di Parigi? Sì, quello è l'obiettivo, e infatti lavoriamo per quello e lavoriamo duramente. Te lo auguriamo di cuore, grazie. Grazie mille. Qualcosa sulla sua storia, il paese esatto è? Brescia, io sono quartiere magari. San Polo, sono nata lì e veramente ringrazio. Grazie. Anche perché finite le Olimpiadi, quando sono rientrata, a mia insaputa mi hanno organizzato una bellissima festa di rientro, quindi ringrazio anche San Polo. Diplomata in? No, io adesso sto studiando sto facendo il liceo delle scienze umane e quest'anno avrò la maturità. A chi si ispira e a chi somiglia se io studiassi i suoi esercizi? Ha un'ispiratrice nella ginnastica e anche fuori? Beh, è sempre stata Vanessa, è il mio punto di riferimento, ripeto, sia come ginnasta che come persona al di fuori, quindi è da lei che mi ispiro. Come stile somiglia a qualcuno se io studiassi i suoi esercizi? Non lo so, forse probabilmente a Vanessa, però non so, non ci ho mai pensato. Il fatto di essere brevilinee è un vantaggio per la ginnastica, vedo anche Vanessa, quanto è alta se posso? Io sono alta 1,47, sì, sono bassa. E il valore aggiunto, diciamo? Sì, certamente, hai più vantaggi magari in determinati attrezzi e meno in altri, però sì, essendo piccola magari ti facilitano le cose. Quali sono i suoi attrezzi preferiti e quali invece quelli meno? Beh, il mio attrezzo preferito è il corpo libero in assoluto, poi mi piace molto la trave, ma quello che mi piace di meno è la parallela. È cambiata la cultura, un pieno del genere anni fa era impossibile per la ginnastica. È vero, sono cambiate tantissime cose e sono contenta perché vuol dire che la ginnastica è stata seguita e ci hanno seguito in tantissimi, perché è uno sport che merita veramente tanto. La svolta comunque è arrivata grazie a Vanessa.
Beh sì, vincendo il mondiale, ma già da prima Vanessa è stata la ginnasta italiana più forte di tutti i tempi e adesso ci ha anche cresciuta noi, adesso la nostra bellissima squadra, siamo una delle squadre più forti al mondo, quindi sì, è vero. Hanno vinto medaglie mondiali, europee, anche i maschi, parecchie, non a livello mondiale, sì, Yuri Kechi, ok. Cosa prevede per il futuro per la squadra azzurra maschile? Beh, io spero che riescano a raggiungere i risultati come appunto magari in un tempo. Sono fortissimi anche adesso e spero veramente tanto in loro. Un cenno sulla sua famiglia, cosa fa? Beh, allora i miei genitori e mio fratello, io ho due dei miei genitori e un fratello e vabbè, loro mi hanno sostenuto fin dall'inizio e li devo ringraziare perché anche e soprattutto merito loro che sono arrivata qua. Che professione svolgono i genitori? Allora, mio fratello è un quindi maggiore, fratello. Sì, di 10 anni, insegna in una scuola superiore, scienze, biologia e chimica e poi invece mia mamma è una segretaria in un'azienda e mio papà è un impiegato sempre della stessa azienda. Ha ancora i nonni? Purtroppo ne ho solamente una, però sì, la saluto e la ringrazio tanto. Grazie di cuore.